Comincio con la dottoressa Sabrina Nardi. È un grande piacere avere l'AIL, l'Associazione Italiana Leucemie. Io ho avuto modo di conoscere anche il presidente professor Amadori. Insomma, è un'associazione che è assolutamente un punto di riferimento per l'ematologia. Organizza anche cure domiciliari a casa, insomma, fa de delle cose importantissime. Allora lascio la parola alla dottoressa Nardi che ci racconta cosa fa AIL e in che modo anche si rapporta magari con i professionisti sanitari. Grazie mille, grazie per averci voluto insieme in questa giornata molto importante, anche ricca di emozioni. Solo due parole per spiegare perché siamo insieme, perché siamo al fianco in questo momento e continueremo ad esserlo anche in futuro. AIL, attraverso le sue 82 sezioni provinciali presenti sul territorio, i suoi circa 20.000 volontari e i gruppi pazienti, ogni giorno sono al fianco dei professionisti sanitari tutti, quelli ematologici in particolare, perché di questo si occupa in particolare l'associazione. È al servizio per supportare i centri di ematologia, garantendo anche quelle figure professionali che tanto servono per rendere la vita dei pazienti e dei familiari migliore. Parlo per esempio dei dietisti, così come degli psicologi, di riabilitatori, che purtroppo non sempre sono garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale. Eppure sappiamo che della loro attività e della loro presenza e della loro qualità professionale c'è fortemente bisogno. AIL quindi ogni giorno è impegnato per migliorare le cure, la qualità di vita, perché nessun sogno di nessun paziente sia spezzato. E lo facciamo garantendo le cure domiciliari, supportando servizi socio-assistenziali, per esempio per chi è in mobilità, con le case accoglienza, i viaggi solidali, andando a garantire le carenze, supplendo le carenze del servizio sanitario dei centri ematologici, sostenendo la ricerca e cercando i fondi per rendere tutto questo sostenibile, per fare in modo che, non ci siano mancanze ovunque sul territorio. Il Covid-19 ha esposto a un rischio maggiore, ovviamente i pazienti ematologici che sono esposti a infezione, sono esposti anche all'infezione da coronavirus e ha anche messo in evidenza le fragilità che sono state ben espresse dall'intervento precedente del nostro servizio sanitario, ma ha messo anche in evidenza la forza che il servizio sanitario nazionale trova nei suoi professionisti sanitari. In questa situazione, ovviamente, ognuno di noi è stato chiamato a fare la propria parte, a fare qualcosa in più, a mettersi a disposizione. E anche AIL ha cercato di farlo. Ha dovuto privarsi del contributo dei volontari all'interno delle strutture e la mancanza si è sentita, ma non ha arretrato sui servizi. Ha garantito più cure domiciliari, si è rimboccata le maniche per fare questo, si è rimboccata le maniche per garantire che i professionisti potessero avere i dispositivi di protezione individuale che ricordiamo, soprattutto nella prima fase, erano fortemente carenti e quindi esponevano a un rischio aumentato, ognuno di noi e ognuno di voi, da questo punto di vista, ha cercato di ridurre il disagio per i pazienti esposti a un maggior rischio di contagio, portando la spesa, i farmaci a domicilio, ha adeguato i servizi di accoglienza perché le cure non si potevano interrompere, le persone che erano fuori casa per curarsi dovevano continuare a rimanere nei nostri centri accoglienza e dovevano continuare a spostarsi per ricevere quelle cure che non potevano sospendersi e quindi abbiamo sostenuto anche costi maggiori per trasporti in ambulanza perché non si poteva più viaggiare in sicurezza in un trasporto pubblico, per esempio. E abbiamo aumentato i servizi di informazione e consulenza.
Ma di fronte a tutto questo, voglio ricordare quanto il lavoro e il contributo degli operatori sanitari sia stato prezioso e voglio usare le parole di Simona. Simona è una paziente dei gruppi pazienti e ci dice: è importante il lavoro e il contributo degli operatori sanitari. La salute del paziente passa attraverso la salute degli operatori sanitari. Chiedo loro di continuare a operare nella massima protezione rispetto alla pandemia e di essere consapevoli dell'importanza anche sociale che ricoprono. In un momento come questo, in cui le distanze sociali e l'isolamento a cui è sottoposto e costretto ancora di più il paziente immunocompromesso, la loro vicinanza rappresenta una grande fonte di approvvigionamento in termini di calore umano. Ecco, questo è un riscontro che io vorrei darvi. Spesso la presenza degli operatori sanitari è l'unica presenza della quale possono beneficiare i pazienti in questo momento quando sono nella struttura sanitaria. E la grande differenza la fa la vostra presenza e come state nelle cose, come state nelle strutture e cosa riuscite a trasmettere. Quindi noi abbiamo a cuore la vostra salute perché la vostra salute è la nostra salute. E però non posso dimenticare le sfide che noi abbiamo davanti perché questa situazione non può non insegnarci qualcosa. Non può passare sottaciuta e non può costringerci a fare dei passi in avanti. Ancora oggi, e lo sanno bene le persone che hanno patologie croniche, e ci sono anche pazienti ematologici, pazienti oncologici, fortunatamente hanno fatto grandi passi in avanti e vivono anche condizioni di cronicità, la sfida è quella di non lasciare indietro nessuno. E questo lo dobbiamo fare insieme. Come operatori e associazioni che hanno a cuore il principio di universalità e equità di cui abbiamo parlato. Nessuno può essere lasciato indietro per età, condizione economica, grado di istruzione, residenza e non possiamo permettere che l'attenzione sia dedicata soltanto al Covid. Cominciamo a soffrire tutto questo. Dobbiamo riprendere una nuova normalità. Dobbiamo dare attenzione alla qualità di vita e alla multidimensionalità che questo richiede. E questo è un aspetto prioritario, lo era ieri, lo è oggi, lo sarà ancora di più domani. Posso parlare di questo ad un ordine come questo che ha la ricchezza della complessità. Voi avete la ricchezza della complessità di avere 19 professioni sanitarie che hanno a cuore la cura, la prevenzione, la riabilitazione del paziente, perché la cura e la qualità di cura è molto di più della somma delle prestazioni e dell'azione strettamente professionale. Questo vuol dire che ognuno di noi è chiamato a fare un passo in più dove necessario e non deve e non può lasciare buchi o maglie troppo larghe che lasciano una persona con una fragilità dovuta alla malattia o magari a un particolare momento della malattia da sola. Le nuove sfide sono le nuove tecnologie, la telemedicina, la necessità di adeguare le competenze alle nuove tecnologie, ma anche avere sempre un occhio attento a chi si ha di fronte. Se oggi siamo riusciti a dare risposte anche piuttosto adeguate, come nel caso della ematologia, dove abbiamo avuto non così tanti contraccolpi, così come in altri ambiti, è anche perché c'è stata la capacità di modulare gli interventi, di avere attenzione a chi si ha davanti, a personalizzare l'intervento di fronte alla persona, magari anziana, che la nuova tecnologia non la sa utilizzare e che ha la possibilità del solo contatto telefonico. L'attenzione ai familiari e ai caregiver, che oggi fanno più fatica a essere di supporto perché sono fuori dalle strutture, sono fuori dai percorsi di cura. L'attenzione a chi è solo, a chi è in una condizione di famiglia monocomponente o di persone anziane. Noi abbiamo l'opportunità di ridisegnare il futuro dei servizi sanitari.
E per farlo dobbiamo guardare a tanti aspetti, sono stati citati, così come a guardare alle professionalità che sono chiamate a fare dei passi in avanti. L'invito è quello di fare squadra, di non perdere mai di vista l'unicità dell'individuo a cui dare risposte, considerandolo non solo come oggetto della cura, ma come soggetto della cura, come parte attiva. E voi avete, noi abbiamo un ruolo importante in questo, perché la missione che abbiamo di fronte è di garantire un servizio sanitario moderno, sostenibile per il presente, ma soprattutto per il futuro, e di restituire a tutti coloro i quali incontrano una malattia nel loro percorso di vita, una vita il più possibile normale, fatta di affetti, lavoro, realizzazione personale e professionale. Chiudo dicendo che AIL, e io in particolare perché mi occupo di AIL pazienti, ha dato risposta a tanti professionisti sanitari, perché il fatto di essere un professionista sanitario purtroppo non solleva dal fatto di incontrare personalmente o come familiare un'esperienza di malattia e ci espone a una fragilità anche maggiore. Chi come voi si è trovato di fronte come paziente o come familiare il dover garantire il proprio lavoro nel momento del Covid e di rientrare nella famiglia, ha avuto veramente una sofferenza anche psicologica molto forte, il timore di portare in casa il virus, la fragilità anche dell'isolamento al quale molti di voi si sono costretti per non mettere le persone di fronte ai propri familiari, i propri cari a un rischio contagio, sicuramente è stato uno dei prezzi che sono stati pagati, ma che ci ha consentito anche di avere una maggiore sicurezza. Quindi voglio dirvi grazie e voglio dirvi anche lavoriamo insieme per il futuro che non sarà per niente facile, ma che la nostra tenacia, la nostra azione quotidiana, ognuno per il proprio ruolo, ha mostrato che può contare su grandi persone e grandi professionisti. Quindi buon lavoro a noi.